Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Miss Frangetta. Io sono Giusy, una makeup artist, cioè più una barbona oggi, però sempre makeup artist da Amsterdam. Purtroppo, cioè, non riesco a raccogliere tutto il capello e quindi un po' esce di qua, un po' esce di là, ma chi se ne frega. Allora, andiamo a scostare la nostra amica Frangetta. E dopodiché andiamo a realizzare oggi un makeup look sempre di quelli che ci piacciono a noi, cioè che non ci dobbiamo stare lì 45 milioni di ore, però comunque sono un po' friccicarelli, no? Allora, prima di tutto vi dico che andremo a utilizzare la palette Wilderness di Beauty Bay, che adesso ne ha sfornata un'altra. Ho messo il sondaggio su Instagram e vi ha fatto abbastanza cagare, ma con la V, cagave, ma secondo me a loro discolpa stanno seguendo un po' il mood che ha lanciato la Denona con la sua ultima palette, un po' quei rosini, quei toni un po' così, no? E quindi niente, la lasciamo lì dov'è, meno male che non ci piace tanto. Allora, invece questa qui ci è piaciuta tanto. E andremo a fare uno smokey con un colore un po' sottovalutato anche, perché dici, ma così, questo no, che è un verdino, lì sembra un azzurrino, ma in realtà è un verdino. Infatti qua sta nella fila dei verdi, quindi non stiamo mentendo, non stiamo facendo bugie, ma è un verdino. Un po' più buio di un verde pastello. Allora, come ben sapete, quando si deve fare lo smoky bisogna avere una base grassa a cui la polvere si deve aggrappare proprio per far durare di più l'effetto. Perché siamo tutti buoni a mettere l'ombretto nero sulla palpebra e poi dopo mezz'ora, ah, ma si è fatta un po' così, ah, ma sta un po' cadendo, ah, ma è così, colà, colà. Quindi andremo ad aiutare il tutto con una matita che è quasi, quasi dello stesso colore, anzi un po' più chiara, di questo ombrettino, che è la matita di Essence, che non fa più, perché Essence ogni tanto se ne esce con queste limited edition e veramente belle tra l'altro. E questa è la matita, bella, io adoro le matite di Essence. Quindi andiamo a cospargere la nostra palpebra. Noi stiamo a viso nudo, eh. Allora andiamo, proprio perché magari quando si fa lo smoky si dice, vabbè, voglio essere un po' più libera di andare col pennello nella cialda come se stessi ravanando la lampada per chiamare il nostro amico genio. E quindi andiamo già a dare un po' la forma. Poi prendiamo un pennellino, aia, un pennellino da sfumatura. Ma in realtà anche questo qua. E andiamo. Perché non è che mi interessa molto diffondere, mi interessa andare a rendere omogenea la base, no? Con questa base di matita. Perché se noi non andiamo a fare questo lavoro, quando poi ci andiamo a mettere la polvere sopra, magari ci sono zone un po' più spesse, zone in cui manca, non si è passato bene la matita, e quindi viene un po' tutto schifezzina, termine tecnico, e quindi è meglio andare a lavorare sempre un po' la base cremosa che si è andata a fare proprio per creare un'uniformità. Palette, no? Andiamo e ravano, io ravano senza come non ci fosse un domani, e poi vado a picchiettare. Perché è inutile
andare a sfumare e fare diversi strati di un colore di questo tipo. Facendo così si va già a mettere la quantità giusta di colore, e più di questa intensità è difficile. Insomma, è difficile che si raggiunga un'intensità maggiore di questa, ecco. Quindi, come avete ben capito, io non sono della scuola del ventilatorino sfumino, ecco. Allora, a questo punto, se vi sta bene un effetto sfumato, a posto. Se invece si vuole dare un aspetto più grafico, si va o con un cotton fioc o con una salvietta col ditino dentro, così, e si va a delineare insomma la forma che più si vuole. Ma io la lascio, vi dirò, la lascio un po' così. Poi con un pennellino da sfumatura però non troppo grande, ecco qua, vado a prendere questo color burretto e vado un po' qui nel sotto sopracciglio e vado. Allora a questo punto voi dite: ah, ma che è sta schifezza? Ma che è? Questo è. No. Allora, adesso andremo a fare una cosa un po'. Un po' che voi dite: oddio, io non lo so fare. Ma secondo me lo sapete fare. È tutta questione mentale. Ovvero andremo a fare un eyeliner. Però un eyeliner furbetto. Cioè, non è che c'è bisogno che sei il genio dell'eyeliner per fare sta cosa. Con il rosso, perché noi sappiamo che verde o anche con l'arancione si potrebbe fare. Insomma, ci sta. Noi andiamo con questo rosso qua, che mi capita raramente, ti devo dire la verità, mi capita raramente di usare questo rosso. Quindi, come creo questo eyeliner? Allora, con la mia amata palettina di ferro vado un po' a sgrattugiare e poi ci metto una bella goccina di Duraline di Inglot, che rende questa polverina un eyeliner magico. Ok? Quindi faccio questa cosa e poi torno. Utilizzerò questo pennellino, che è il pennellino utilizzato per chi fa le unghie. E torno. Allora, come un piccolo chimico sono andata a fare la mia cremina rosso sangue. E adesso vi faccio un esempio. Ecco, come potete vedere è un bella, come dire, un bella eyeliner pieno. Allora, non andremo a fare la canonica linea di eyeliner, ma bensì andremo a andremo a fare questa cosa. Allora, voi avete presente le forme che di solito si danno, no? Questa cosa così, però io non la voglio dare in modo continuato, voglio fare una linea qui che segue un po' la forma della sfumatura e poi non la vado nemmeno a chiudere. Allora, a questo punto noi possiamo andare a mettere anche un glitter o una perlina, un qualcosa di sbrilluccicoso qui. Quindi non siamo andate a unire e a creare un'unica linea, ma siamo andate a creare dei pezzi di eyeliner grafico che potremmo dare l'impressione di unire o con, appunto, che ne so, uno Swarovski, queste cose che vanno adesso, o invece lasciamo così. Ovviamente, per chi ha la palpebra giovane e distesa, queste cose vengono sicuramente meglio. Per invece chi ha una palpebra un po' più age, bisogna stare molto attenti, perché altrimenti si rischia, insomma, questo tipo di sbavature che poi, insomma, quindi magari per chi ha una palpebra un po' più
che un po' più texturizzata o comunque una palpebra un po' più incappucciata, andrei a fare solo una linea, ecco, al di sopra di essa e non come ho fatto io, come una coyote ugly. Quindi, una volta fatto questo, un bel ciglione finto e abbiamo il nostro look grafico da vado a fare la spesa anche oggi in modo un po' eclettico. Quindi adesso vi faccio vedere il risultato finale, se ci riusciamo. Allora, bene, come vedete, questo è un look buono, che ne so, per carnevale anche, quando vi mettete queste ciglia un po' così, un po' power, strong. Queste in particolare sono di Primark, le ho prese appunto per queste festività goliardiche e come potete vedere questo è un look veramente semplice, cioè voi una volta che avete fatto lo smoky col colore che preferite, pastelloso, bello, forte, vivace, ci fate una striscetta di questa roba colorata e il più è fatto. Vabbè, io ci ho dovuto fare pure sta cosa perché sennò non ero soddisfatta e va bene. A questo punto io andrei a fare la base, non so se la faccio nello stesso video o in un altro, vediamo quanto siamo lunghi. Nel caso in cui il video sia venuto troppo lungo, allora vi saluto qui, spero che questo look vi sia piaciuto, che insomma ogni tanto anch'io metto le ciglia finte e fra penso 10 minuti le tolgo, il tempo di fare la base, ecco. E un bacione e con questo un po' ventaglio vi saluto e vi faccio anche un po' di aria, ok? In questo clima così torrido. Ciao ciao ciao, un bacio.